Lo sportello del cittadino si sta occupando del laboratorio urbano di Grottaglie. Beh, questa è la settima puntata, vi abbiamo fatto vedere tutto le varie aree di questo centro di ascolto, assistenza ed orientamento. E qui siamo in una zona all'aperto dove con la bella stagione si potranno fare incontri, si potrà fare della buona musica. E la struttura era un'antica realtà carceraria, anche un convento. Qui c'era c'era la cosiddetta ora d'aria. Ora invece, scusate il bisticcio di parole, è qui il momento dell'aggregazione, della socializzazione, dell'arte musicale e non solo. Ne parliamo con Adriana Spagnulo, che fa parte dell'associazione, appunto, l'Isola dei Sogni, che porta avanti questo progetto. Una bellissima area immersa in un panorama mozzafiato. Sì, molto spettacolare, molto bello. Qui faremo, questo è l'angolo delle nostre feste, faremo eventi di musica, concerti, festeggeremo, faremo merende. Questo è, diciamo che è l'angolo della ricreazione. Qui speriamo di farne parecchi, anche perché ne abbiamo uno in evento sabato sera dove faremo musica, ci saranno aperitivi, ci saranno buffet, ci sarà tanta gente, bambini, grandi, tutte le età, che verranno qui a prendersi l'ora di relax, chiamiamola, l'ora dove ci si può trovare a far festa una sera tutti insieme in un ambiente bellissimo e caloroso. E con un'aria bella pulita. Bella, pulita e profumata, proprio questo profumo di mare che lo senti fino in fondo. Si ha proprio un senso di pace qui. Pace, libertà e serenità. Vi aspettiamo numerosi. E viva la natura, viva l'ambiente, abbasso l'Ilva e abbasso chi ci uccide.